Nico D'Antonio, L'agonia di Gesù o le sette parole di Gesù, un canto antico, una composizione di Giuseppe Maria De Carlo, un sacerdote frosolonese che ha voluto omaggiare con questo pio esercizio pasquale appunto la risurrezione di Cristo. Certo, è praticamente l'altro dei componimenti che Giuseppe Maria De Carlo aveva fatto per il Venerdì Santo insieme alla Desolata che è stata realizzata l'anno scorso e che porta al centro della scena la morte di Gesù, le ultime parole di Gesù che sono commentate musicalmente e poi ovviamente con le prediche dei sacerdoti in questo componimento che risale al 1800, tra 1856 e 1858. 8 momenti musicali intervallati da 7 prediche che farà Don Angelo Ricci. La struttura di tutto il componimento, di tutto il brano, com'è? E niente, si tratta, avrebbe una, diciamo, un'anima melodrammatica in effetti la parte musicale perché sostanzialmente si tratta, sono poche pa le parti corali, sono piuttosto parti diciamo, da solisti. La partitura originale era prevista per tenore primo e secondo, per baritono, che è stata poi adattata diciamo, a coro nel corso dei secoli. E niente, la struttura musicale in effetti si basa sulle parole di Gesù, quindi ho sete, sono suo, sono abbandonato, Gesù morì, insomma. E su questi monosillabi, diciamo, del Redentore sulla croce, è creato questo commento musicale che mette appunto, sottolinea la drammaticità, la tragicità dell'evento. Appunto, l'agonia richiama 7 frasi fondamentali che Gesù pronunciò dall'orto dei Getsemani fino alla resurrezione, che poi messe insieme, secondo anche la critica, rivelano una sorta di testamento di Cristo. Come avete coordinato il coro? Dunque, stiamo provando da qualche tempo, diciamo, ci siamo avvicinati a questa partitura che è anche un po' difficile, ha dei tratti anche piuttosto melodrammatici. Però, insomma, ecco, ci siamo mossi sempre pensando appunto al messaggio che l'autore Giuseppe Maria De Carlo aveva voluto dare, cioè la tragicità, torno a dire, della situazione e quindi la cupezza anche di alcuni toni, diciamo, la drasticità anche di alcune soluzioni musicali abbiamo cercato di conservarle il più possibile perché in effetti la partitura in qualche passaggio è anche piuttosto complicata perché, come dicevo, è pur prevista per parti soliste, in effetti è articolata e frammentata con molti brevi interventi da coro e un coro anche che deve essere, diciamo, abbastanza in linea con la dimensione generale della tragicità del Venerdì Santo. E poi soprattutto è un momento che ritorna sulle scene dagli anni 90. Sì, c'è stata una precedente realizzazione negli anni 90. In quell'occasione i sacerdoti che fecero le loro meditazioni furono Don Filippo Fracasso, compianto, e Don Antonio Mascia, che al momento è missionario in Africa. All'organo invece c'era l'organista Zino Marinaro e il coro, sempre che aveva un'altra location, diciamo così, perché il coro allora era sulla cantoria dell'organo, invece ultimamente a seguito di restauri, insomma, quella cantoria non è più praticabile, l'organo, lo strumento è rimasto lì, però la tastiera è stata spostata qui in basso. Thank you.
Cari amici, si è appena conclusa qui da Frosolone nella parrocchia di San Pietro Apostolo l'Agonia di Gesù, un'opera conosciuta anche come le sette parole di Nostro Signore Gesù Cristo. Vi ricordo che ci potete seguire sul canale 11 e 12 del Digitale Terrestre, sul canale 96 per l'Abruzzo, sull'880 per Roma Capitale e sul canale tematico di Molise Mio, il 212, oltre che sul nostro sito internet www.telemolise.com. Da Frosolone vi saluto e vi aspetto a un prossimo viaggio in Molise con noi.